Eccoci a noi! Allora, sono felicissima perché ieri mi è arrivato il pacco benessere di luglio in anticipo di 2 settimane, perché di solito faccio il mio ordine nella seconda metà del mese, però sabato abbiamo lo Young Living Day, che è un evento al quale non puoi assolutamente mancare. Cerca quello più vicino alla tua zona. Se sei di Torino, fammi sapere se sei interessato a venire. E quindi per avere i prodotti nuovi che usciranno da sabato in poi, ho dovuto fare l'ordine prima. Vi faccio vedere quello che è arrivato questo mese, quello che abbiamo preso io e i miei amici, i miei parenti, tutti quanti. Perché, boh, poi li devo distribuire, quindi andiamo. Allora, diffusore Dewdrop, vediamo come lo devo mettere così. Al contrario, però. Allora, non lo posso aprire perché questo non è mio, però questo è il classico diffusore. Dewdrop è uno dei diffusori che puoi ottenere gratuitamente prendendo il Premium Starter Kit e viene dato, se lo prendi singolo invece, in omaggio, cioè se lo prendi singolo, da solo vengono dati in omaggio lavanda 5 ml e Citrus Fresh, questa è una miscela a base di oli essenziali di agrumi, cioè una miscela di oli essenziali di agrumi, che ottieni in omaggio acquistando il diffusore da solo. Poi abbiamo Thieves, questa è la confezione grande del sapone per le mani, perché la prima volta ho acquistato il sapone per le mani, quello piccolo, col flaconcino, come si chiama, dispenser. Mi sono trovata benissimo e quindi ho detto è inutile spendere soldi, prendiamo la confezione grande con la quale ricaricare i flaconcini piccoli. Allora, vedete che è abbastanza grande, come non so, vi faccio vedere il mio bicchiere. Ok? Allora, una confezione di questi prodotti qua, ma anche di quelli in realtà piccoli. Voi dovete considerare che duri 3 volte la sua quantità, perché sono prodotti assolutamente puri, possono essere ancora diluiti con l'acqua senza perdere le loro magnifiche proprietà. E alla fine è una cosa che conviene a tutti, sia per quanto riguarda qualità del prodotto, che ovviamente quando parliamo di oli essenziali, ci sono altri prodotti anche che contengono oli essenziali, però quando parliamo di Young Living c'è sempre quella piccola clausola che si chiama Seed to Seal, che è l'impegno della ditta ad offrire prodotti naturali ma puri, perché un prodotto naturale può essere anche ottenuto tramite una coltivazione in realtà chimica, ok? Invece noi no, non vogliamo robaccia nel nostro terreno, quindi vabbè, lo amo, si sa? Lo amo, lo amo, lo amo. Ok, bene. Poi, shampoo alla lavanda, anche questo mi raccomando, è praticamente super concentrato, quindi basta pochissimo e dura per 3. Poi, Sulfurzyme, ne abbiamo parlato nel pacco benessere del mese scorso e devo dire che sto ricevendo feedback super positivi anche di questo. E abbiamo, cosa che non avevo mai preso, l'olio vegetale. V6, come lo vogliamo chiamare. Perché ho preso questo? Perché io non generalmente, l'altra volta avevo acquistato un olio di cocco su internet. Mi sono trovata bene, però non era pratica come cosa, non potevo portarmelo dietro in borsetta, perché a parte che vabbè, l'olio di cocco, poi quello che avevo acquistato io, in realtà a una certa temperatura si diventava liquido, quindi avendo anche una confezione da barattolo normale di vetro non era molto pratico portare dietro. Questo invece è praticissimo perché ha sia il tappo flip flop così, che volendo viene dato in dotazione con questo. Quindi super comodo se te lo devi portare in borsetta. E devo ancora provarlo quello, non ho ancora provato. Poi passiamo in realtà adesso agli oli essenziali. Allora, abbiamo acquistato arancia 15 ml. Perfetto,
fare dei regali perché mi sa che questo mese ci sarà una bella sorpresa. Poi ho preso subito quello sbagliato. Aspettate un attimo. Mi ero fatta tutti i calcoli per riservare la sorpresa dopo. Allora, eccoci qua. Abbiamo un sacco di lavanda questo mese. Adesso vi faccio vedere. Abbiamo tre lavanda, perché è bello condividere 5 ml, ok? Questo è davvero. L'altra volta parlavo con una mia amica, mi diceva: ma per questa cosa che olio posso utilizzare? Io, la lavanda. E per questa? La lavanda. E per quest'altro? La lavanda. Allora, l'olio essenziale di lavanda è davvero super versatile, che sia di. Per quanto riguarda se hai bisogno di rilassarti, se hai bisogno di purificare la pelle, se hai bisogno di per i capelli, cioè oli essenziali di lavanda. Boh, super versatile, non mi sto prendendo in giro, purtroppo, cioè non purtroppo, grazie a Dio così. Un lavanda 5 ml. Poi abbiamo per una mia carissima amica Thieves miscela, mi ha detto che è fantastica per il mal di testa. Io non l'avevo mai provata. Rosemary, quindi rosmarino per problemi di capelli, per rafforzare il cuoio capelluto e smettere di perdere capelli. No, oggi sono felicissima perché una persona che la sta usando mi ha detto che il suo parrucchiere si è accorto che non gli rimangono più i suoi capelli in mano mentre la tratta, a differenza delle altre volte. Quindi, visto che stiamo affrontando questo problema, sono molto felice. Qua abbiamo ancora un'altra lavanda. Citronella. Allora, citronella è uno, in realtà vi dico qua il nome in latino, per quanto io sappia leggere latino, è Cibopon nardus. Perché? Perché l'altra volta abbiamo detto che è importante avere il nome in latino per quanto riguarda gli oli essenziali. Perché se io, per esempio, questo Cibopon, no, allora c'è un altro olio essenziale che è ottimo per aiutare a sostenere il sistema linfatico, che si chiama lemongrass. Succede? In inglese è lemongrass, però in realtà il nome in latino è Cibopon flexulus, una roba del genere. Quindi una mia amica aveva bisogno di quello, di quel nome in latino, però traducendo lemongrass su Google Translate appariva citronella. Ma io dicevo, non è possibile che sia citronella, perché citronella in realtà io ce l'ho a un'altra etichetta. Nomi simili in latino, in realtà proprietà diverse. Menta piperita, che è quella che mi sono messa sul collo prima di fare il video, perché ho visto che ogni tanto, quando non metto niente, poi ogni tanto non capisco quello che dico. E poi qua abbiamo Lepromo. Allora, Lepromo di questo mese. Visto che sono stata bravissima a condividere il benessere, il proposito e l'abbondanza, vi faccio vedere quello che ho ricevuto, i prodotti ricevuto in omaggio. Me ne manca uno, non ho idea di dove sia finito, ma da qualche parte ci sarà. Ah no, è qui. Non me ne manca uno. Allora, sono 6 prodotti in omaggio, tenetevi forte. Lemongrass, appunto, e citronella. Questa è una parte, non so se è della stessa pianta, questa è un'altra, il nome in latino è simile, il nome in inglese viene tradotto sempre citronella, però sono due oli completamente diversi. E questo è in omaggio, ok? Questo è anche un super olio, non vi sto a spiegare. Finocchio, in omaggio, questi sono 15 ml. Poi c'è Juvaflex, che è una miscela di oli essenziali. Ho scritto in un post le specifiche di questi prodotti, perché
mi sembra si chiami Omaggi del mese di luglio, una cosa del genere. Tives 15 ml, e questo sono felicissima di averlo. Boh. Questa è una ovviamente delle miscele che in casa non possono mancare. Rutavala, questa è una miscela che è stata studiata per chi ha problemi, per venire incontro a chi ha problemi di rilassamento e di sonno. E poi c'è Vigiles, che è una miscela che sostiene il sistema digestivo. Quindi sono felicissima di avervi mostrato questi prodotti. In realtà poi sabato, se dopo lo Young Living Day, sono ancora abbastanza, cioè ancora abbastanza facoltà di capire chi sono e cosa ci faccio qui, vi faccio un altro video per far vedere i prodotti nuovi. Se no, prima o poi ve li farò vedere. Vi mando un mega bacio e ci sentiamo giovedì. Alla prossima, ciao!